9 dicembre ai campi dello Sport City va in scena la Serie A2 Calcio 8, si sfidano l'ITSD contro le vecchie glorie. Al portiere che ribatte. Giannini ancora lui, sulla destra la traversa dell'ITSD, brividi per le vecchie glorie. Aurelio, un siluro che viene neutralizzato da Santoni, pericolo per l'ITSD. Pezzin non si fa trarre in inganno dal pressing, attenzione, un errore in fase difensiva e l'ITSD sfrutta rapace l'errore ed è 1-0 per i padroni di casa. Giaccone, nonostante i contrasti molto duri di Moretti, accorre in avanti il vecchie glorie, tiro al volo proprio di Giaccone, bella l'idea che sfiora il palo. Lungo di Santoni, bella la serie di fraseggi aerei dell'ITSD che adesso è in aria e adesso segna il gol del 2-0. ITSD 2, vecchie glorie 0. Di palla non è dei migliori e la palla adesso è per la ripartenza delle vecchie glorie, un tiro al volo, un siluro che va di poco alto sopra la traversa, pericolo per l'ITSD ed è proprio su questa azione che l'arbitro fischia la fine della prima frazione di gara. Calcio d'angolo che attraverso tutta l'area di rigore, una rovesciata bellissima che viene parata. Buon possesso di palla, i buoni movimenti offensivi delle vecchie glorie, il pallone da porta a porta, Aurelio riesce a conquistarlo, ancora lui sulla sfera, in area di rigore, il tiro, salvataggio sulla linea dell'ITSD. Chiapponi per il fallo laterale, l'ITSD, la palla è buona, in area di rigore ed è un tiro preciso per il 3-0 dell'ITSD. Siamo al 15° minuto, siamo ancora 3-0 per l'ITSD. Aurelio, numero 10, buon movimento, con il possesso di palla, al limite dell'area di rigore, il tiro di poco alto sopra la traversa. Qui svetta la palla, Stinziani. Burini, tiro da fuori! Santoni in due tempi, para! Ed è su questo tiro che l'arbitro fischia la fine della seconda frazione di gara, si conclude con un sonoro 3-0 dell'ITSD contro le vecchie glorie, la sesta giornata della Serie A2 Lega Calcio 8, qui sui campi dello Sport City.